Ravenna 2014, workshop F, parliamo di rifiuti e partecipazione, metodi e strumenti per supportare le policy in materia di gestione di rifiuti a livello locale. O qua abbiamo un progetto europeo molto importante, il progetto HIA21, ne parliamo con Nunzia Inzalone, che è il coordinatore appunto di questo progetto finanziato. Sì, buongiorno. Il progetto è stato finanziato dalla Commissione europea con il programma di fondi per l'ambiente 2007-2013. E effettivamente il legare vedono numerosi partecipanti, quindi il finanziamento destinato ad un progetto che parla di partecipazione e rifiuti è evidentemente un tema, diciamo, centrale per la definizione delle politiche europee. E è chiaro che gli obiettivi europei sono rivolti alla riduzione dei rifiuti e il progetto lavora in questo senso, ma anche alla valutazione degli impatti della gestione dei rifiuti, in quanto la valutazione nel nostro progetto confronta due sistemi diversi di smaltimento dei rifiuti, un inceneritore, quindi l'incenerimento dei rifiuti, e la discarica. Il confronto è finalizzato a sviluppare raccomandazioni per i decisori che mirano a migliorare quindi la gestione complessiva, quindi riduzione della produzione, riduzione del conferimento in discarica, ma in particolare le due linee principali che sviluppa il progetto sono la valutazione degli impatti attraverso una procedura che l'acronimo del progetto spiega bene, HIA sta per Health Impact Assessment, quindi una valutazione degli impatti integrata sanitari, ambientali e socio-economici attraverso metodi condivisi a livello europeo. E la seconda parte dell'acronimo 21 sta appunto per Agenda 21, che evidenzia come la valutazione degli impatti possa essere di tipo partecipato. L'Agenda 21 infatti ci ha supportato nella definizione di un modello specifico per la valutazione partecipata, non solo della cittadinanza come rappresentanti di, ma anche e in maniera molto importante degli assessori, quindi decisori pubblici, amministratori del territorio. Quindi alla fine di questo percorso, non è concluso, finirà nel 2014, avremo praticamente sviluppato delle raccomandazioni condivise da questi diversi attori sociali. Già i risultati hanno portato nel caso studio di Arezzo, perché le località sono Arezzo e Lanciano, ha portato effettivamente ad una scelta di non raddoppio dell'inceneritore che era appunto oggetto dello studio. Quindi da questo punto di vista, aver accompagnato gli amministratori lungo la decisione al piano interprovinciale dei rifiuti ha portato già dei risultati. Grazie.